Noi donne siamo esseri complessi, soprattutto se a descriverci sono gli uomini. Io sono d'accordo, ma credo che la definizione migliore sia di esseri caleidoscopici. Tutta questa complessità al femminile che ci caratterizza è però la nostra ricchezza e lo strumento attraverso il quale noi affrontiamo la nostra quotidianità. In questa rubrica nuova e frizzante da una donna per le donne affronteremo proprio tutto ciò che riguarda la complessità e la ricchezza femminile. Io sono Laura e mi candido a diventare per voi un'amica, una confidente, una problem solver e tutto ciò che sarà necessario diventare per accompagnarvi in questo percorso tutto al femminile. Siete pronte? Andiamo! Volkswagen. Quanto tempo dedichiamo ogni giorno esclusivamente a noi stesse? E quando è che possiamo uscire dal nostro ruolo di moglie, professionista, compagna e rivestirci del nostro sorriso e dedicarci esclusivamente a ciò che ci piace e ci fa stare bene? Col passare degli anni aumentano le responsabilità, aumentano i ruoli che dobbiamo rivestire e diminuiscono per forza gli spazi vitali all'interno dei quali possiamo stare da sole, struccarci, stare spettinate e, perché no, spegnere il telefono. Dobbiamo essere noi le prime a difendere questi spazi nei quali ricaricare le pile, stare da sole con noi stesse e dedicarci a ciò che ci fa stare bene. Ci dobbiamo riscoprire per quello che siamo veramente, per poi tornare alla nostra vita complicata con un sorriso più smagliante ed una serenità ritrovata. In questa nuova rubrica, tutta al femminile, ci occuperemo proprio di tutta questa complessità e dei problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno. Sarà un percorso nel quale vi accompagnerò e un percorso nel quale a volte per ritrovare il nostro sorriso ci vuole un'amica alla quale appoggiarci e che ci indichi la strada da percorrere. Ed è proprio questo genere di amica che voglio diventare per voi. Voglio insegnarvi a stupirvi di voi stesse, a scoprire quanto siete belle, forti, resilienti e confidenti nei vostri mezzi. Insieme guarderemo dentro la quotidianità, alle nostre vite complicate, ci racconteremo le nostre paure e ci sveleremo le cose che ci fanno stare bene. Magari rideremo della nostra goffaggine o scopriremo anche quanto siamo femminili ed ammaglianti. Seguitemi e raccontatemi tutti i vostri sogni, i vostri desideri, i vostri bisogni e soprattutto ciò che vi impedisce di raggiungerli e realizzarli. Parleremo di problemi e soluzioni, parleremo di alimentazione, bellezza, psicologia, dimagrimento. Puntata dopo puntata, anche con l'aiuto di tante donne professioniste, vi svelerò delle magiche ricette per tornare ad essere padrone della nostra vita, dei nostri spazi privati e di noi stesse. Quindi, amiche, non ci resta che trovare un nome per questa nuova rubrica da una donna per le donne. Noi avevamo pensato al nome Come ti muovi, ma non ci convince tanto. Quindi siamo pronte ad accettare suggerimenti e consigli qua sotto nei commenti e se volete che affrontiamo qualche tema in particolare o avete qualche domanda da porci, fatecelo sapere e noi lo faremo. Ciao, vi aspetto!